Si è tenuta il 25 giugno a Brescia la consegna degli attestati ai partecipanti del corso di formazione per assistenti familiari. Il percorso formativo, cominciato il 17 maggio, si è concluso il 18 giugno dopo 160 ore di lezione, tra teoria e pratica, trattando contenuti essenziali per lo svolgimento della professione di badante. Dei 22 partecipanti al corso, 19 l'hanno concluso, tra loro due uomini di origine rumena e africana e 17 donne, di cui due italiane e 15 provenienti in prevalenza da Africa ed Est Europa. Hanno presenziato l'evento Giorgio Maione, assessore ai servizi sociali del Comune di Brescia, Chiara Alfieri di Anci Lombardia, Vincenza Marizzoni, responsabile sportello badanti del Comune di Brescia e Ilaria Buzzi, tutor del corso. Giorgio Maione e Vincenza Marizzoni hanno manifestato il loro entusiasmo in merito all'iniziativa formativa ritenuta utile ed ai molteplici risvolti, poiché risponde sia alle domande delle famiglie con persone che necessitano di cure, sia perché mette in campo politiche attive per quanto riguarda il lavoro e l'integrazione di diverse culture. Positivo è stato il riscontro da parte dei partecipanti al corso, che si ritengono soddisfatti e orgogliosi per il percorso formativo appena concluso e da loro considerato anche momento di scambio e di conoscenza. Fa 18 anni che sono qui in Italia, veramente questo corso mi ha fatto bene e auguro che questo corso va avanti, perché noi abbiamo bisogno anche di imparare le cose dell'Italia. È stata un'esperienza bella. Mi sono trovata molto bene, ho avuto l'opportunità di conoscere persone di altre etnie e ci siamo integrati tutti benissimo, e ho scoperto che praticamente non c'è nessuna differenza, anche se ero partita un po' prevenuta. Abbiamo imparato ad avere a che fare con persone disabili e non, perché non tutte le persone disabili vuol dire che hanno degli handicap. E poi abbiamo imparato a essere unite, a ascoltarci. Lavoro qua in Italia 7 anni. Questo corso mi ha fatto imparare tante cose che prima di tutto io le sapevo, ma in mia maniera, non era già pronto come adesso. E voglio fare con responsabilità questo lavoro, tanto dignità. La consegna degli attestati è stata occasione di riunire i corsisti per salutarsi e per sperimentarsi in uno scambio culturale, in un'ottica di festa, con tanto di musica e pietanze tipiche dei loro paesi d'origine.